Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, attenzione! Buon compleanno Allianz Stadium fu Juventus Stadium. Buon compleanno a te, buon compleanno a me, buon compleanno a voi. Buon compleanno Juve, perché lo stadium è la nostra, la vostra casa. E quindi cosa possiamo augurare oggi a tutti noi? Di ritrovare la squadra in tempo e allo stadium di ritrovare il calore familiare di un tempo che con il passare degli anni è un po' svanito. C'è bisogno anche di questo. Oggi giornata particolare perché devono tornare i numeri anche nel bilancio che deve essere sostenibile, quindi iscrivetevi al canale, like al video e commenti per dare voce anche a voi e la campanella per sapere quando arriva questa nuova opportunità di confrontarci sul mondo meraviglioso bianco e nero. Presentazione dei giovani della Juventus. Arriva bene Cherubini, Fagioli, Miretti, Sulé, perché alla fine che cos'è la Juventus se non sinonimo di gioventù? Tant'è vero che gli argentini non riescono a pronunciare Juventus, ma dicono Juve, Juventus, Gioventù. E allora, quattro anni fa, 4 years ago, io c'ero, me lo ricordo, Cherubini, principale sostenitore del progetto seconda squadra, allora Under 23, adesso Next Gen, aveva tenuto una conferenza stampa in cui indicava quello che era il programma della Juventus con questa nuova via di gestione del settore giovanile. Entro 4 anni, disse 4 anni fa, avere almeno un giocatore che dal settore giovanile arrivi in pianta stabile in prima squadra. Ebbene, oggi sul palco dell'Allianz Stadium di presentazione della stampa c'erano ben tre, Miretti, Fagioli e Sulé. Altri sono in giro, ma questi tre sono da quest'anno in prima squadra, non sono affiancati, non sono aggregati, sono in prima squadra. E dei tre, Fabio Miretti, titolarissimo in questo momento, addirittura esordio in Champions League al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain. Quindi, questo cosa vuol dire? Due cose fondamentali. La prima, che anche in Italia, se si mette mano a un progetto organizzato sul settore giovanile, si possono vedere i frutti anche a medio termine, non a lunghissimo termine. La seconda, che cambia, è già cambiato e cambierà il mercato della Juve, che deve diventare sostenibile e per diventare sostenibile deve valorizzare assolutamente il prodotto interno. E qual è il prodotto interno? I giovani. Ora non lo so, la carriera che farà Miretti sembra buona, non so quella che farà Fagioli, non so quella che farà Sulé, ma in questo momento loro sono tre prodotti del settore giovanile arrivati in prima squadra. E che prodotti, cari ragazzi? Perché, attenzione, nelle prime parole del tuo percorso del settore giovanile o perché hai scelto la Juve, Sulé, che è un argentino, ha detto: mi sono seduto con i miei genitori e il procuratore mi ha detto: è una settimana per decidere, hai tre possibilità. Dice: io ho scelto immediatamente la Juve perché il mio obiettivo era arrivare in prima squadra con la Juve. Fabio Miretti ha iniziato da piccolino, dice: c'era anche il toro su di me, ma poi si è fatta viva la Juve, io sono tifoso juventino e subito ho scelto la Juve, e ha fatto 11 anni di trafila nel settore giovanile per arrivare fino in prima squadra. Fagioli ha detto: a 8 anni mi hanno dato la possibilità di allenarmi per la Juve, di cui ero e sono tifoso, di vederla allo stadium. Bingo! Abbiamo tre figure di giovani che hanno fatto un percorso, aiutati dall'Under 23, perché questa cosa non sfugga. Lo so che le altre squadre non la vogliono fare la seconda squadra. Affari loro, eh. Oggi Cherubini ha detto: noi auspichiamo che ci seguano anche altre squadre per creare un movimento in Italia diverso. Però, ragazzi, noi parliamo tanto e ci riempiamo la bocca dei giovani che in Inghilterra, in Champions League, nelle grandi squadre già giocano. Giocano perché hanno un percorso. Hanno un percorso, ragazzi. E questo percorso, l'ha detto oggi Guara Miretti, che tra l'altro mi sembra veramente, nonostante sia il più giovane di tutti, abbia già dal punto di vista dell'intelligenza una strada aperta davanti oltre il calcio, quando ha analizzato l'importanza della seconda squadra. E cioè lui che ha fatto l'anno scorso, in una stagione unica, tutte e tre, Under 19, che sarebbe la primavera, Next Gen adesso, che sarebbe l'Under 23, cioè la seconda squadra, campionato di Lega Pro, prima squadra, l'ha fatta tutte e tre,
ha detto molto candidamente, poi l'ha ribadito anche Fagioli, passare dalla prima, che ha fatto un anno di Bicolo Cremonese e che gli è servito, passare dalla primavera alla prima squadra, sono dei mondi completamente e talmente diversi di intensità, di velocità, di tecnica, di livello comunque di campionato che fai, che un giocatore che arriva dalla primavera è difficile che trovi dello spazio. Mentre passando dalla seconda squadra, che fa un campionato professionistico, tra l'altro Lega Pro, la nostra Serie C de una volta, dove te menano, ci sono quegli esperti, ti forgi subito e arrivi pronto in prima squadra. Sai già cosa ti aspetta. Dopodiché c'è il livellone. C'è il livellone. Cioè devi essere veramente bravo, ma bravo. Perché Miretti dice, io col Paris Saint-Germain, al di là di tutto, cos'è che mi ha colpito e che mi è rimasto? La velocità e l'intensità con cui tecnicamente facevano le giocate e gli smarcamenti. Ecco, tornando a noi, che abbiamo la saletta la domenica. Io questo mi aspetto domenica. Cioè, se lo dice Miretti che è giovane, lo possono dire e fare a maggior ragione i più anziani. Io questo mi aspetto domenica. Da domenica in poi. Cioè, noi abbiamo, e si è visto anche nel secondo tempo, dove abbiamo giocato un'altra partita e dove ci saremmo a un certo punto meritati anche il pareggio sul 2-2 col Paris Saint-Germain, ma mentre loro erano super rapidi, noi al di là della velocità di passaggio, al di là della velocità di esecuzione, negli smarcamenti, cioè noi l'unica cosa che facciamo all'iniziazione, ci sono tipo, non so, Vlahovic si vede sempre che si propone per andare, ma poi si ferma, se non viene servito immediatamente, torna nella linea per non essere in fuorigioco, fine. Fine. Gli smarcamenti invece, le corse di posizione senza palla, sono fondamentali nel calcio di oggi. E questo devono iniziare a fare. Questo devono iniziare a fare tutti insieme. Oltre che, come diceva Danilo, aggredire subito la partita. Ma tornando a Sulé, Miretti e Fagioli, questo è il primo anno in cui finalmente inizia la Juventus a raccogliere i frutti del vivaio e li raccoglie in maniera tangibile, quindi da ora in poi questo deve essere l'obiettivo, sempre più ragazzi cresciuti nella Juventus, che tra l'altro giustamente, poi vabbè, Fagioli, Miretti sono anche tifosi della Juve, quindi perfetto, ma giustamente dicono, noi arriviamo in prima squadra e sappiamo già qual è la pressione della Juve, cosa chiede la Juve, cosa vuol dire giocare per la maglia della Juve, perché comunque già si impara nel settore giovanile. Quando Bonucci parlava di il mister sta cercando, no? Perché questa è comunque una nuova squadra e trasmettere il DNA di Juve, cosa vuol dire la Juve? Ebbene, se c'è dei ragazzi che arrivano dal settore giovanile, dopo 11 anni di settore giovanile, arrivano in prima squadra e già lo sanno, sei un passo avanti rispetto agli altri. Adesso, come sempre, deve parlare il campo. Il campo e solo il campo sarà giudice del futuro di questi ragazzi e del futuro della nostra squadra del cuore. Iscrivetevi al canale, like al video, campanella, perché la decretazione è finita.